Sui modelli poligonali della maggior parte dei personaggi principali non si possono avanzare critiche perché sono stati molto ben realizzati e curati. Non si può dire lo stesso dei personaggi secondari che caratterizzano la modalità campagna, i quali sono quasi direi inaccettabili. Caratterizzati il minimo indispensabile e poco curati, sono anche padroni di una intelligenza artificiale quasi inesistente. Lo stesso si può dire degli scenari della stessa modalità, che sono vuoti, ripetitivi e dotati di una costruzione poligonale di texture poco credibili. I livelli della modalità arcade invece sono stati resi molto meglio, sono particolarmente dettagliati e caratterizzati anche da numerose parti interattive. Infatti vedremo il terreno creparsi, vedremo le pareti che racchiudono il luogo dello scontro frantumarsi e addirittura alcune volte anche il pavimento crollare sotto l'effetto di un colpo, e quindi i personaggi si ritroveranno in un nuovo scenario, sempre però appartenente allo stesso livello. L'impatto grafico di questi e degli stessi personaggi contribuiscono senza dubbio i buoni effetti di luce che rendono le ambientazioni più vissute, diciamo, e anche le animazioni sono molto ben apprezzabili perché sono piuttosto realistiche ed anche scorrevoli. Quindi all'aspetto grafico mi ritrovo praticamente costretta a dare un 7, facciamo un 7,5 a causa di queste pecche di cui vi ho appena parlato. Passiamo al sonoro. La colonna sonora, diciamocelo, non è niente di eccezionale, si limita semplicemente ad essere abbastanza adatta ad un picchiaduro, restando comunque anonima. Che poi, se ci si mette a riflettere un attimino sopra, ci si rende conto che alla fine l'aspetto sonoro è quello a cui si fa meno caso in un picchiaduro, perché si è talmente concentrati ad accoppare l'avversario che non si presta neanche attenzione a quello che si sta ascoltando. Quindi quello audio diventerebbe quasi un aspetto secondario per il videogiocatore, ma questo non significa che si può tralasciare la cura che invece bisognerebbe dedicare alla colonna sonora. Effetti sonori, quindi quelli di pugni, calci, di colpi di ogni genere, si ritrovano ad essere gli stessi identici dei capitoli precedenti. Ergo, voglia di rinnovare le cose, saltane addosso proprio, non vi sforzate, per carità. Parlando del doppiaggio, ma è stato reso piuttosto bene, direi, le voci le ho trovate adatte, appropriate ai personaggi, ognuno dei quali parla la sua lingua d'origine. E quindi ecco che qui subentra questa cosa di cui volevo assolutamente parlare. Un aspetto che mi ha lasciato un attimino interdetto e che, tra parentesi, è scatenato in me anche una certa ilarità. La cosa è questa. Ci sono alcuni video in cui si vedono degli incontri fra personaggi che parlano contemporaneamente lingue diverse. Esempio, c'è un giapponese e due inglesi. Il giapponese parla tranquillamente giapponese e gli inglesi lo capiscono perfettamente, ma non è che gli inglesi parlano giapponese, no, gli inglesi parlano inglese. Quindi il giapponese capisce perfettamente l'inglese ma parla giapponese, e gli inglesi capiscono perfettamente il giapponese ma parlano inglese. Tutto molto tranquillamente, senza alcuna difficoltà di comprensione. Com'è che funziona sta cosa? Cioè, non ho capito. Sembra quasi che ogni personaggio conosca alla perfezione 300 lingue diverse, così da poterle capire perfettamente, ma parla usando la propria. Questa incongruenza mi ha fatto storcere un po' il naso, però vabbè dai, al sonoro do un 7 pieno. Il divertimento. Il divertimento per questo gioco, ma come per ogni altro, alla fine è alquanto soggettivo. La modalità campagna può risultare estremamente noiosa e lunga, e questo può portare a un notevole calo dell'attenzione e dell'interesse. Altri aspetti sono quelli che abbiamo imparato ad amare negli altri Tekken che abbiamo giocato fino ad ora, quindi se avete apprezzato i capitoli precedenti di questa saga, sono sicura che troverete molto apprezzabile anche questo sesto capitolo, con l'aggiunta dell'esperienza dell'online, con la completa ma alquanto difficoltosa alla fine personalizzazione del vostro personaggio preferito, e di questa nuova modalità fantasma che vi permetterà anche di determinare il vostro livello di abilità. L'online, parlo anche per esperienza personale, però a volte può raggiungere dei livelli di fastidio quasi insopportabili a causa di un lag a volte eccessivo nelle varie sfide.
Il platino può risultare un tantino ostico, anche se alla fine credo sia fattibile. La lista dei trofei è un tantino lunga, ce ne sono alcuni ovviamente da guadagnare online e io no, non ce l'ho il platino, se è questo che vi stavate chiedendo, anche se originariamente avevo la piena intenzione di prenderlo, ma sapete com'è la vita, si parte molto spesso con dei propositi che poi alla fine vanno a farsi benedire. Comunque al divertimento tipico di Tekken, con l'aggiunta di queste poche ma alla fine essenzialmente buone novità, do un bell'otto. La longevità ha un valore che viene particolarmente gonfiato dall'eccessiva durata della modalità storia e ulteriormente allungato dall'online. Impiegherete diverse ore per riuscire a vedere la fine della modalità campagna e con le più svariate e creative imprecazioni da parte vostra. Specialmente lo scontro finale fa salire il sangue agli occhi e la bile alla bocca, ve lo assicuro. Tenete conto che ci sarà da sbloccare l'intera galleria dei video finali di ciascun personaggio, tutti i costumi e via dicendo, un'impresa non da poco, quindi di roba da fare ne avrete in abbondanza, inclusa purtroppo la parte noiosa della modalità campagna, ma comunque anche alla longevità do un 8. La media totale è di precisamente 7,6. Il mio giudizio finale sarà breve e conciso. Nuovo e promettente capitolo di Tekken, senza dubbio, con i suoi pro e i suoi contro. È ricchissimo da alcuni punti di vista, i quali sono però un po' messi in ombra da alcune sue pecche, quali alcuni difetti di cura tecnica e questa modalità campagna che sembra esserci stata messa per forza, quasi a voler fare scena e a voler dimostrare che anche la Namco è capace di reinventarsi. Io sono del parere che se bisogna portare qualche novità o la si fa bene e con tutta l'intenzione possibile o se no è meglio lasciar perdere evitando quindi una gran figura di merda. Ma a parte questo piccolo particolare, Tekken 6 è un gioco di tutto rispetto, è un picchiaduro con gli attributi, cosa che Tekken è sempre stata sin dall'inizio della sua promettente carriera. I fan sfegatati sono sicura che l'adoreranno, ma anche i meno convinti possono andare sicuri sull'acquisto. È sicuramente un videogame che non fa fare brutta figura alla vostra collezione, ma anzi la arricchisce ulteriormente. Ed ecco qua è finalmente finita anche questa quarta recensione. Ovviamente aspetto ansiosa i vostri pareri, sono riuscita a ricavarmi un po' di tempo da dedicare alla creazione di questo video, come vi avevo detto nell'ultimo video che avevo caricato, io mantengo sempre la mia parola e comunque non vedevo l'ora di soddisfare la curiosità del mio nipotino Sebi riguardo questo grande videogame. La prossima recensione spero ovviamente sarà il più presto possibile, ma non vi so dire quanto, causa impegni universitari. Un ringraziamento speciale a tutti voi e un bacio. Ciao!